una bellissima occasione quella di festeggiare una delle città più belle della Calabria e non solo, anche d'Italia, non solo della Calabria, anche d'Italia, Praia Mare, d'estate, non solo d'estate, diventa un punto di riferimento. Qui abbiamo Miss Italia Alice Rachele Arlang, salve. Una bella occasione, Miss Italia 2017. Sì, esatto. Quanti anni? 22. 22, una bella emozione. Una bella emozione aver vinto Miss Italia e anche essere stata ospitata in questa città così carina. Io ho già detto che spero di tornare l'estate. L'estate? Eh sì, perché... Qui al Borgo di Fiuzzi. Sì, mi piace. Esatto, mi piace. Ho visto l'isoletta, l'isola di Dio, può essere? Ok, scusi. E pensavo sarebbe stata comunque una bella cosa da visitare. Il sindaco le vuole fare i saluti, anche perché Praia Mare, non perché lo diciamo noi, noi la raccontiamo da tanto tempo, la raccontiamo con le bellezze, con la Grotta Azzurra, c'è una Grotta Azzurra meravigliosa, è quella che è la storia di questo posto meraviglioso. Antonio Praticò, sindaco da tanti anni. Vuoi dire da quanto tempo sei sindaco? Lo dico in un orecchio. No, lo puoi dire. Io sono qua che amministro dal 1980. Quello anni. Che vede l'ho costruito io, non i praiesi, io. Senti, cosa che saluto io vuoi fare? I praiesi sono invidiosi. Vabbè, ma... chiaro? Senti, perché non arriveranno mai ad esprimere quello che io ho espresso. Senti, in tutti questi. Senti, cosa vuoi dire intanto come saluto la città? Voglio ripetere il pensiero che gli ho espresso prima. Io dico che lei, pure se è nata in un paese piccolo, per dire piccolissimo, anche là ci sono le bellezze che sono stupende e lei è qua che lo sta rappresentando. Gli vuoi dire qualche numero di Praia Mare? Qualche numero di Praia Mare, gli abitanti, le presenze d'estate. Praia Mare è un paese che è nato con 1700-1800 abitanti. L'estate arriviamo? Siamo 6-8, nel mese di luglio-agosto tocchiamo l'apice di 50.000 abitanti e rispondiamo. Con tutti i servizi. Anche bene con tutti i servizi, ma quello che è la bellezza del paese, che rappresenta l'Italia, che è tutta bella, immensa, è uno scenario che è stupendo. Come lei è qua stasera, che rappresenta, non rappresenta il Trentino, ma rappresenta l'Italia. La bellezza dell'Italia. E anche la nostra sta rappresentando in questo momento. Vorrei un attimo capire intanto questa Miss Italia, se qual è la tua vita, cosa stai facendo, intanto come ti ha sconvolto in positivo questa tua vittoria, sei fidanzata, cosa stai girando per fare la testimonial, no? Allora, una domanda alla volta, rispondo a tutto. Allora, sono fidanzata, va tutto bene con mio ragazzo nonostante... Perché si dice sempre che dopo... Infatti, esatto. Qui va tutto bene, sfatiamo questo mito che va tutto bene. E in questi giorni, diciamo, ho avuto il primo esame dell'anno all'università, quindi sono stata presa dallo studio, però adesso ho ricominciato i vari lavori legati agli sponsor, come per esempio Tricologica, per cui sono qua oggi, e poi i vari shooting. A breve farò un'altra apparizione, un'altra registrazione per Don Matteo in cui ho una parte, quindi sono presa da tantissime cose, ma sono molto felice di essere così impegnata. Non solo modella, ma anche attrice, in parte di quello che... Sì. Cosa ti ispira di più? Essere un'attrice, fare che cosa nella vita da grande? Ma da grande, io, come ho sempre detto, mi piacerebbe comunque avere una laurea, quindi un porto sicuro nel caso la mia vita nel mondo dello spettacolo dovesse cambiare. E nel frattempo sto scoprendo sia l'ambito della recitazione sia quello della moda, che diciamo mi sono sempre... Quello della moda mi è sempre piaciuto, quello della recitazione invece lo sto scoprendo e mi sta piacendo sempre di più. In un'occasione per vedere un attimo a 360 gradi quale può essere il mondo artistico, che può essere quello del cinema, quello della conduzione, poi vedremo un attimo a mano. Il titolo di Miss Italia ti aiuta in questo? Il titolo di Miss Italia comunque è un grandissimo onore, prestigio, e che ti aiuta dal punto di vista, diciamo, delle opportunità che puoi avere. Però per esempio il mio provino non è stato gestito da Miss Italia, l'ho fatto e l'ho superato, quindi ti aiuta in una maniera... È Alice che ha superato. Esatto, sì.
Intanto grazie. Però Miss Italia ovviamente ti apre molte più porte. Occasione, porto anche i saluti del titolare del Borgo di Fiuzzi, che è l'ingegnere Emilio Polillo, insieme ad Antonio Paticò. Questo grande progetto nasce perché l'idea parte anche da quella che dall'amministrazione comunale. Quindi immagina tu. Siamo sul suolo di proprietà comunale. Un suolo della proprietà che è Preamare, che collabora a livello amministrativo, quindi hanno creato queste grandi opportunità. Insieme alla sfilata, insieme a tutti quelli che presentano, intanto grazie per la tua disponibilità. Grazie al sindaco di Preamare. Io sono qui, abbiamo fatto tanti chilometri per rappresentare e raccontare non solo d'estate Preamare, ma anche d'inverno. Poi con l'articolo 21, sai che è il programma più popolare della Calabria, avremo modo di rappresentare e raccontare il tuo territorio. Ci vedremo a gennaio. Ci vedremo ad articolo 21. Grazie Miss Italia, grazie a tutti gli organizzatori. Continuiamo ancora vedendo un attimo il mondo della sposa e di quelle che sono le organizzazioni legate a questo mondo, compreso il ricevimento del Borgo di Fiuzzi di Preamare. Bene, buonasera, anzi buon pomeriggio, dipende a che ora ci guardate, perché noi andiamo in onda sia il pomeriggio che in prima serata. Una buona occasione per presentare, diciamo sotto l'aspetto della ristorazione, della grande cucina, dei matrimoni, ma anche della qualità, quella importante, Davide Di Natale. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Bene, bene, tutto bene. Ci ritroviamo. Dopo un po' di tempo ci ritroviamo. Sì, siamo qua. Passa il tempo, però alla fine il mondo è piccolo, si dice, no? Sì, ci si rincontra sempre. Intanto abbiamo due o tre argomenti da trattare. Primo, siamo sotto le festività di Natale, Natale e Capodanno. So che tu ti stai organizzando anche per il Capodanno. Sì, qua al Borgo di Fiuzzi, all'Italiana a Cosenza. Bene, allora Davide Di Natale è uno chef che conosciamo da tempo, di grande qualità, è siciliano, un paese vicino a Catania. Provincia, Mascali. Lui è bravo con i piatti. Che piatti fai di solito? Ma noi parliamo di tutti i piatti, da cucina internazionale e poi dalla mia amata terra, acqua in Calabria, piatti di pesce o di terra, dipende dai gusti della clientela che abbiamo. Ti devi abbinare anche al territorio, alla regione, ai piatti tipici regionali, è vero? Sì. Grande cultura in Calabria. Cosa che ti piace della Calabria? Come piatti. Prima le donne, un bel piatto. Poi, a parte le donne, qual è? I vostri prodotti tipici: oli, salumi, formaggi e poi, andando sulla riviera, tutto il pesce fresco che si pesca in Calabria. E poi abbiamo questa cipolla di Toppea che la. Buonissima! Stasera non ne abbiamo messa. Cipolla niente? Niente, nel risotto niente, nessun soffritto, solo un risotto. Sì. Ma senti, mi dici una cosa, perché molti lo vogliono sapere anche da casa, ma perché ci mettete sempre ogni minestra e prezzemolo in tutti i posti? Non tutti. Dice che il prezzemolo va dappertutto, sì, però io non lo metto dappertutto. Perché? Da quel gusto. Gusto fatto di colore, cos'è? Ti aiuta. Cioè, lo mettete dovunque? Quasi sempre. No, ieri era a cena con un amico e ogni piatto gli arrivava sapere. Questo gridava che non voleva il prezzemolo. Io generalmente nella carne non lo metto il prezzemolo. C'è chi lo mette, per me è un po' un abuso. Quando hai detto di mettere il prezzemolo, perché ti ha detto il tuo maestro? Cosa ha detto? Allora, dipende, la foglia per decorare, il gambo per aromatizzare e poi specialmente sul pesce. Il pesce. Poi ti sei specializzato sul pesce. Intanto vediamo cosa ci stai cucinando questa sera al Borgo di Fiuzzi, perché stiamo parlando anche dei matrimoni, degli sposi. Degli eventi, banchetti, perché qui al Borgo di Fiuzzi si fanno tanti banchetti e tanta festa, perché si festeggia in uno scenario unico. Sì, abbiamo le immagini, regia. Location bellissima, posto sul mare, piscina, terrazze. Posto veramente incantevole. E poi l'isola di. Si dice che si mangia bene perché c'è lui, Davide Di Natale, e poi davanti all'isola di Dino. Guardate, abbiamo le immagini che stiamo già vedendo nel filmato, che rappresenta, perché noi abbiamo sempre sponsorizzato il Borgo di Fiuzzi con i matrimoni, una bella occasione per vedere Davide. Adesso cosa ci prepari per gli sposi? Allora, stiamo facendo un riso con succo di pomodoro,
e un calamaro tostato e zesta di limone. Messo sempre poi... No, senza prezzemolo, ancora prezzemolo. No, no, dicevo, il risotto, il gambero, poi lo metterai di sopra. Il calamaro lo mettiamo dopo che averlo scottato, una julienne finissima, lo adagiamo sopra. È una schizzata di nero di seppia. Cosa vuole la sposa, lo sposo? Quando parli, sicuramente trattate per il matrimonio, spesso chiedono anche il menù. Il menù qual è quello che va per la maggiore? Base di pesce. Generalmente siamo sul mare, il pesce, però abbiamo sempre anche la variante di carne. Un attimo che sennò brucio tutto. Facciamo ricciare. Il calamaro. Abbiamo una varia ampia scelta di menù, specialmente essendo sul mare, a base di pesce, poi con la variante carne anche per vegetariani, vegani e menù per i bambini. Menù per i bambini, quindi un'occasione anche, perché ormai una volta non si prendeva in considerazione il discorso dei bambini, invece adesso... No, i bambini è un aspetto molto importante, anche loro in quel giorno devono poter mangiare tranquillamente. Anche perché creano problemi ai genitori. E se no, no, devi poi avere dei problemi che il bambino non mangia. Bene, facciamo i piatti e poi continuiamo a parlare, dai. Cosa stai facendo adesso? Adesso tostiamo il calamaro. Finiamo di mantecare il riso, aggiungiamo qualche zesta di limone, una goccia d'olio, calamaro o cottura velocissima o cottura lentissima. Ce n'è perché qual è la differenza? Perché se c'è una cottura media rimane molto duro in bocca, quindi o si cuoce velocemente o una cottura lenta. Perché velocemente significa che mantiene morbido? Sì, rimane morbido, o se no deve essere lento, lento in cassuola. Tipo quando lo mangio duro vuol dire che l'hanno fatto male. È stato cotto o troppo poco o troppo poco lentamente. Quindi diciamo c'è anche il calamaro, ha bisogno della sua cottura. Calamari, seppie, tutto quello che sono i molluschi, o una cottura molto veloce o altrimenti una cottura molto lenta. Ecco. Adesso lo affettiamo in modo molto sottile per creare dei riccioli. Lo adagiamo qua. Abbiamo creato dei riccioli. Ah, fai un disegnino? Ah, hai capito. E questo, ecco, questi tocchi, la parte artistica, vero? Serve. Sì, dobbiamo sbizzarrire con la nostra fantasia. Questo appoggiamo qua. Come l'occhio vuole la sua parte, diciamo il dire. E poi questi, bene, adesso li mettiamo dentro quelli. È un bel piatto, si presenta bene, eccezionale. Cosa gli mettiamo? La zesta di limone. Sì. E li adeggiamo sopra. Qualche fiorellino non fa mai male. Cioè, questo è il piatto che si presenta per... Noi facciamo anche per i matrimoni. Per i matrimoni, quindi... È molto più veloce, però per come è qua... Quindi è un risotto che si presenta ai matrimoni qui al Borgo di Fiuzzi, ma anche ai matrimoni, non so, anche all'Italian Hotels? Sì, anche all'italiana, anche se il posto merita qua per il periodo estivo. Per il periodo estivo merita più. Nel periodo invernale ci trasferiamo su Cosenza, però i matrimoni vengono fatti. I matrimoni vengono fatti qui al Borgo di Fiuzzi. Beh, diciamo che il piatto presentato così, per come lo stiamo vedendo, è normale che un piatto leggero si presenta bene, perché poi si presenta bene? Qual è la particolarità? La semplicità. La semplicità. Poi il limone alla fine pulisce la bocca, di conseguenza è un piatto che generalmente gradiscono tutti. Senti, quando si fa in un matrimonio un piatto del genere, si abbina un altro primo o basta un solo primo di riso? Generalmente i matrimoni che facciamo noi o che organizzo io, il risotto è sempre come seconda portata, quindi c'è sempre un primo di una pasta o una pasta fresca. Un risotto più leggero per... Risotto alla fine, quindi un buon primo, poi arriva anche il secondo. Senza esagerare con le porzioni, sennò al secondo non ci si arriva. È vero, perché poi se tu già mangi due primi abbondanti... Andiamo dall'aperitivo, gli stuzzichini, l'antipasti, il buffet degli antipasti, che facciamo tutti gli buffet con tutti gli all'aperto, perché abbiamo le immagini che parlano chiaro, abbiamo il verde del Borgo di Fiuzzi.
Abruzzi davanti all'isola di Dono con una location straordinaria, un paesaggio unico. Quindi fuori al verde, in tutti verde, presentiamo tutto sì, dall'aperitivo in sezioni staccate, dall'aperitivo agli antipasti e dopo, con varie isole, sì. Cuochi fuori con una cucina simile a questa, con delle coffee station per sistemare, le fritture, sì, tutto a vista, e dopodiché ci trasferiamo in ristorante per le portate impiattate. Senti, di solito quanti piatti sono? Due secondi, due primi, quanti sono? Mediamente uno, generalmente un matrimonio normale. Un matrimonio, per non esagerare, sì. Però per non andare indietro a nessuno, dal buffet degli antipasti, due portate di primi e un secondo. Quindi ripetiamo, buffet degli antipasti. Due primi, sempre tutto impiattato, e un secondo. Un secondo, ma spesso il secondo dipende chi mangia pesce e carne o ibo? No, no, c'è un menù base che può essere... C'è l'alternativa per chi non mangia il pesce? L'alternativa sempre di carne. E per i bambini, eccetera. Tutto sempre calcolato. Poi dolci a go-go, come si dice. Poi buffet dei dolci sempre... Che fate voi? Sì, produzione nostra. Cosa fate? Io non li ho assaggiati. Il pasticcere è sempre siciliano, di conseguenza... Come pasticceria siamo ben attrezzati in Sicilia, ma però c'è sempre una pasticceria internazionale. Torta per gli sposi, più buffet di mignon, pasta di mandorle, e tutto quello che si... Il classico cannolo. Con siciliano? Sì. Ti è capitato mai di cucinare ad hoc per il 25 dicembre, un pranzo di Natale o vigilia di Natale? Sì, è successo nel passato, anche se oggi... La tradizione cosa vuole? Ma dipende in quale regione ti trovi, io sono siciliano. Vivo... In Sicilia? In Sicilia la mamma si alza alle 5 di mattina, sugo di vitello con le polpette, pasta fresca, da noi chiamate maccherone, da voi in Calabria fusilloni, sì. Sempre fatte col ferretto, e poi uno bello spezzatino, patate... E la vigilia questa? Per il 25. Ah, 25, quindi il pranzo. Sì. E ho in alternativa per avere avanti l'agnello. Hai lavorato il 24 e il 25 nei ristoranti, in qualche albergo? Ti è capitato di lavorare? Quando ero all'estero. Sì. All'estero di più, All'estero lavori tutti i giorni. C'è il 20, vigilia e il 25 per loro è normale. Solo per gli italiani è un momento di festa, per il resto del mondo è festa, ma si lavora comunque. Ah, solo per gli italiani la tradizione è il 25 dicembre, anche se mi dicono che i ristoranti sono aperti. Si lavora sempre, c'è chi fa solo la vigilia, chi fa solo il pranzo del 25, dipende dove ti trovi. Ecco, e invece il Capodanno cosa preparate sia al Borgo che a Italian Hotels? Allora, abbiamo due cenoni importantissimi, uno qua al Borgo con numeri molto più elevati perché il posto è molto Tanto, più grande. 500, 600? 500, 600, i numeri bene o male che abbiamo fatto anche l'anno scorso. Li cucinate per 600 persone? 600 persone. Fate la cena e poi il cenone e poi il pranzo. Il pranzo e gente che prenota anche prima, la cena del 30, il pranzo del 31, un pacchetto completo. Cioè dal 30 a giorno 1, giorno 2? Giorno 1, poi se c'è qualche richiesta ci fermiamo anche per giorno 1 a cena. Quindi 30 giorno 1? 30 giorno 1, per il pacchetto di fine settimana, centro benessere, mangi. Non siamo in estate per fare il bagno, però c'è però la piscina coperta. C'è la piscina coperta, diciamo che qui tutto organizzato e qui cucinate alla grande. Ci proviamo. Invece lì al Italian Hotel a Cosenza, Capodanno? Capodanno del 30. Cosa ci fate mangiare? Ci sarò sempre io. Ah, c'è sempre. Sì. All'Italian Hotel a Cosenza in via Pane Bianco, un Capodanno speciale. E mi pare che il terzo e il secondo che fai lì. Mi divido un anno qui, un anno lì. Sì. Dipende. Quest'anno da... invece sei italiano. Quest'anno mi dividerò. Ah, facciamo. Sì, in videoconferenza. Bene, Davide, giusto, sì. Di Natale, ci spostiamo un attimo, grazie, piatti. Senti, a Capodanno c'è un piatto particolare, beh, a parte cotechino cos'è? Sì, vabbè, quello sempre aspettando la mezzanotte per brindare che porta frutto alla lenticchia. Per quest'anno volevo un po' con l'alice ricreare il nostro classico arancino siciliano rivisitato con l'anduia e del finocchietto selvatico. Beh, abbiamo tre piatti da presentare anche in un contesto legato al matrimonio, così Davide di Natale. Sempre io. Vai. Partiamo Questo è uno scampo scottato con dei gamberoni, degli asparagi a crudo e delle chips di patate viola. È un piatto fresco? Sì, fresco, molto leggero, senza salsine, niente di che. Molto cottura veloce, sale e pepe e nient'altro. Andiamo al secondo piatto. Quello invece è un rotolino di spigola con un guazzetto di pomodoro, vongole,
lime e delle erbette aromatiche, alla fine un pomodorino confitto. Secondo contorno cos'è? Generalmente è sempre un secondo. Sempre un secondo. Andiamo al terzo piatto. Anche quello un altro secondo, una losanga di orata con una sfoglia di guanciale locale al peperoncino, un riccio di calamaro scottato e un gambero con delle chips di patate bianche. Chef, di solito adesso ci sono questi buffet veramente abbondanti, ecco, con tanti assaggi, si arriva già alle volte già soddisfatti della... Già quando ti siedi a tavola, dopo l'aperitivo, gli stuzzichi, gli antipasti, che già, diciamo, sei quasi pieno. Quasi pieno, quindi? Quindi poca quantità ma di qualità. Cioè in questo caso, perché è importante, non è che rimane il piatto perché non è buono, è perché non ce la fanno a mangiare. Eh sì, già sono molto strapieni da quello che hanno già provato e degustato. Quindi se avviene tutto questo buffet, poi i piatti li puoi lavorare anche più leggeri. Sì, 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 infatti sì. Come vediamo è tutta sceneggiatura, però piccole quantità ma di qualità. Di gusto. Di gusto, di gusto. Bene, Borgo di Fiuzzi, Praia Mare, Cosenza, vi aspettiamo.